da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Ancora una notte all'addiaccio per Clemente, ancora un nulla di fatto dal comune di Avellino che abbiamo informato per tentare di tendere concretamente una mano al giovane senza tetto di colore. Stamane siamo riusciti ad avvicinarci a Clemente mentre ancora dormiva a Parco Kennedy, disteso su un cartone bagnato dalla pioggia battente, protetto solo da una coperta. Stavo al centro di accoglienza di Monteforte Irpino. Da alcune settimane sono rimasto senza un tetto e non so dove andare, rivela Clemente a Bib, che rende le sue generalità ma aggiunge di essere sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Da tempo dorme per terra nei pressi della casetta di vetro, ci informano gli altri clochard abitué del parco, e mentre noi riusciamo a coprirci la testa, lo imprede a uno stato confusionale, sembra lasciarsi andare sotto la pioggia, aggiungono, senza un pasto caldo e nemmeno le medicine di cui avrebbe bisogno, avverte Sergio, amico di sventura di Angelo, il giovane deceduto 2 anni fa nel gelo del mercatone. Abbiamo segnalato il caso di Clemente al consigliere comunale Alfonso Laudonia, che poche settimane fa aveva allertato sull'emergenza del senza tetto in città e il sindaco Ciampi, che la delega alle politiche sociali. Sto cercando di fare il possibile, dichiara Laudonia, ma mi sento solo anche su questa vicenda. A Natale però i cosiddetti invisibili della città dovranno trovare un tetto, qualcuno ne risponderà, avverte il consigliere. Prendo con tristezza l'ennesimo caso di un senza tetto. Me l'hanno segnalato un altro stamattina. Ho provato a contattare Rubilli per un'altra questione, la questione di Luciano. Allo stato mi sembra che è tutto fermo, purtroppo, quindi insisterò nella giornata di oggi, di domani e se serve tutto il mese e il mese prossimo anche. La politica ha delle deve dare delle risposte immediate a queste persone, quindi per Natale pretendiamo come città che abbiano almeno un tetto e un pasto caldo, non chiediamo la luna, chiediamo solo questo, quindi io mi impegno in prima persona a farlo, farò a questo punto una richiesta scritta all'amministrazione comunale che deve rispondere politicamente e ho in altre sedi a questo punto, qui abbiamo bisogno di risposte concrete. Ecco, si sente un po' solo in questa vicenda, consigliere? Mi sento un po' solo in questa vicenda, purtroppo come altre vicende che già sapete.